Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi propongo ben 25 consigli per perdere peso più facilmente, ma soprattutto senza fatica. Sono consigli molto molto semplici che probabilmente avrete già sentito, ma che una volta che entreranno a far parte delle vostre abitudini quotidiane, vi aiuteranno a stare in forma senza fatica. Ovviamente sono consigli che bisogna imparare ad utilizzare costantemente per avere dei risultati e soprattutto per poterli mantenere. Tutti questi consigli non sono ovviamente consigli che mi sono inventata io, ed è proprio per questo che vi dicevo che probabilmente li avrete già sentiti e risentiti un milione di volte, ma mi sono stati gentilmente consigliati da un esperto, quindi insomma, sono tutti consigli sicuri e funzionanti, ovviamente. E per quanto possano essere ovvi, io vi assicuro che se li seguite in modo costante, riuscirete a notare il cambiamento. Mi rendo conto che questo video probabilmente avrei dovuto farlo un paio di mesi fa, un mese fa, ma col tempo che c'era non ero assolutamente ispirata perché ha piovuto proprio fino a un paio di giorni fa. E poi da un giorno all'altro è esplosa l'estate, quindi sì, direi che adesso sono ispirata e nel caso incominciate a seguirli da adesso. Ma prima di darvi questi 25 consigli, lasciate un mi piace al video se vi piace questa tipologia di video o semplicemente per sostenermi e iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che carico un nuovo video nel canale. Regola numero 1: masticate bene tutti gli alimenti. Questo vi aiuterà a facilitare la digestione e a saziarvi più in fretta, dato che è stato dimostrato che per almeno i primi 15-20 minuti dopo aver incominciato a mangiare, la sensazione di fame non passa, quindi mangiare più lentamente vi aiuta a mangiare di meno e a concentrarvi sul fatto che state mangiando. Regola numero 2: bevete tantissima acqua fuori dai pasti. Di questo ve ne ho fatto un video, ve lo linko qui, dove appunto vi dico tutti i miei consigli per imparare a bere, la quantità giusta di acqua. Bere ovviamente aiuta il vostro corpo ad eliminare tutte le tossine, a depurarsi e anche a riempire un po' la pancia. Se bevete un bicchiere d'acqua prima dei pasti, riuscirete a tenere sotto controllo la fame ansiosa. Regola numero 3: assumete alimenti ricchi di fibre. La frutta secca, il riso integrale, ma anche la pasta integrale è molto salutare e aiuta a eliminare le scorie. Regola numero 4: evitate lo zucchero bianco. Sostituitelo con lo zucchero di canna integrale, come ho fatto io, oppure con la stevia che non ha calorie. È bene fare attenzione agli alimenti, ma soprattutto alle bevande, che nascondono una grandissima quantità di zucchero, come per esempio i prodotti da forno e le bibite gassate. Regola numero 5: bevete infusi. Infusi come il tè verde o il tè rosso aiutano a bruciare i grassi e a prevenire la ritenzione idrica. Regola numero 6: evitate il sale. Il sale è una delle prime cause di ritenzione idrica. Utilizzatelo in modo adeguato e soprattutto in piccole quantità, sostituendolo quando possibile con le spezie come aglio, limone, aceto e cipolla per condire i cibi. Regola numero 7, importantissima, che probabilmente avrete sentito un milione di volte. Prendetevi il vostro tempo per fare una colazione completa. Vi aiuterà ad immagazzinare energia che vi servirà per tutta la giornata e a non mangiare fuori pasto, quindi riuscirete a trattenere la fame e ad evitare di fare quegli spuntini durante la giornata che probabilmente saranno spuntini poco sani. Mangiate per esempio frutta, yogurt, fette biscottate, frullati o frutta secca. Regola numero 8: fate una cena leggera. Tutto quello che mangiamo a partire dalle 8 di sera non viene più bruciato dall'organismo, ma viene immagazzinato, ma inoltre può avere ripercussioni sul fegato, provocare insonnia e anche problemi digestivi.
Regola numero 9. Fate le vostre merende con la frutta. È ricca di fibre ed acqua, è bassa in calorie ed è molto saziante. Regola numero 10. Mangiate frutta, ma anche frutta secca se in piccole quantità, perché aiutano la digestione. Ma prestate attenzione alla frutta secca perché è ricca di calorie, quindi limitatevi in quel caso ad una manciata al giorno. Regola numero 11. Mangiate regolarmente passati di verdure o comunque grandi quantità di verdure. Si tratta infatti di un piatto saziante e sano e potete nasconderci all'interno anche delle alghe che aumentano la sensazione di sazietà e apportano moltissimi minerali. Regola numero 12. Non seguite diete troppo ipocaloriche e ricche di proteine. Sono dannose per la salute e dopo un po' causano l'effetto contrario. È bene quindi trovare il giusto equilibrio tra frutta e verdura, cereali, legumi, proteine animali e grassi. Regola numero 13. Mangiate la papaya e l'ananas a digiuno. Entrambi questi frutti aiutano il corpo a eliminare i liquidi e a pulire l'organismo. Regola numero 14. Evitate di mangiare alimenti fritti o precotti. Sono pieni di grassi poco salutari e difficili da digerire. Se proprio non avete alternative, mangiatene una piccola quantità, possibilmente accompagnandoli da un'insalata o da altri tipi di verdure e poi da un infuso digestivo. Regola numero 15. Non esagerate con nessun alimento. Questo vale specialmente per quei cibi che sapete che non ha un buon effetto sul vostro corpo. Evitate però anche le varie diete, la dieta del carciofo, la dieta della mela, la dieta dell'insalata, perché ogni alimento ha i suoi benefici e l'ideale sarebbe di consumarli tutti, ma con moderazione. Regola numero 16. Cercate di preparare il più possibile voi stessi i vostri pasti e soprattutto cercate di mangiare il meno possibile fuori di casa, visto che i cibi dei ristoranti e quelli già pronti di solito sono più calorici e meno salutari. Regola numero 17. Non mangiate davanti alla TV parlando troppo o con la mente distratta da altri pensieri, ma concentratevi su quello che state mangiando, perché di solito si tende a mangiare più del necessario e si digerisce male. Questo perché la vostra mente è concentrata su altre cose e non sul fatto che stiate mangiando, e quindi una volta che smettete di mangiare è come se la vostra mente non avesse registrato il fatto che avete già mangiato e quindi a breve vi tornerà la fame. Regola numero 18. Non terminate il pasto completamente sazi. Questo proprio perché, come vi dicevo prima, il vostro corpo per i primi 15-20 minuti non sente ancora la sensazione di sazietà. Proprio per questo alzatevi da tavola con una lieve sensazione di fame che comunque sparirà entro pochi minuti. Regola numero 19, regola che io davvero fatico a seguire: non mangiate dolci a fine pasto. È meglio mangiarli di tanto in tanto. Io per esempio mi dedico questa coccola a fine settimana, quindi il sabato o la domenica, ma soprattutto lontano dai pasti, in modo da gustarseli di più, ma soprattutto digerirli meglio. Regola numero 20. Non mangiate neanche la frutta a fine pasto, dato che in quel caso rallenta la digestione. È meglio mangiarla a metà mattina o a metà pomeriggio, e la quantità giusta è quella di un frutto, tipo una mela o una pera. Meglio ancora se utilizzate quei frutti definiti neutri. Regola numero 21. Potete provare a prendere anche del ginseng per un paio di settimane. Aiuta ad attivare il metabolismo e a bruciare più calorie. Regola numero 22. Limitate farine e latticini. Molte persone fanno fatica a digerire questi ingredienti e questo può essere causa di depositi di grasso. Regola numero 23. Fate esercizio regolarmente. Questo, più che un trucco, è una sana abitudine che dovete integrare nelle vostre giornate.
L'ideale sarebbe fare attività fisica almeno 3 volte a settimana. Regola numero 24. Abituatevi a salire le scale invece che a prendere l'ascensore, oppure a parcheggiare 100 metri più lontano rispetto alla vostra destinazione. Ho questi piccoli accorgimenti che non vi faranno far fatica, ma che vi aiuteranno a restare più sani e in movimento. Regola numero 25, non date troppa importanza al cibo, ma godetevelo con serenità. Mangiare sano è importante, ma se diventa un'ossessione, si ripercuoterà sul vostro equilibrio. In quel caso sarà allora molto difficile mantenere il vostro peso ideale. E con questo è tutto, se il video vi è stato utile, lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E se attivate anche la campanellina rimarrete aggiornati ogni volta che carico un nuovo video nel canale. Ma ora ditemi, conoscevate già questi trucchetti per perdere peso senza soffrire? E se ne avete altri da consigliare, lasciateli scritti sotto nei commenti in modo che anche tutti gli altri possano vederli. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!